situazione di Brescia è molto simile a quella di Milano, perché Brescia è di fatto la seconda città della Lombardia, quindi intorno alla città di Brescia gravita tutto un indotto importante, con fabbriche, centri commerciali, grandi infrastrutture, quindi anche in quella provincia c'è stata una forte impermeabilizzazione del suolo, di conseguenza quando ci sono queste precipitazioni copiose e violente, non c'è più il terreno che assorbe l'acqua, ma l'acqua, la pioggia cadendo su piazzali, su parti asfaltate impermeabilizzate, si riversa in tempi troppo veloci e in maniera troppo violenta nelle rocce e nei canali che non sono in grado di assorbire queste portate, di conseguenza ci sono smottamenti, frane, esondazioni e tutto questo grazie all'opera dell'uomo. In più Brescia cosa sconta rispetto a Milano? Milano ha la collina di San Colombano e poi tutto il resto è pianura. Brescia invece ha tutta la parte delle prealpi e delle Alpi dove il maltempo è ancora più accentuato perché non c'è più una regimentazione dei boschi e di quelle che sono gli impianti arborei della montagna, perché in montagna le aziende agricole non riescono più a fare reddito, questo è un fatto. Fare agricoltura in pianura è diventato difficile, fare agricoltura in montagna è diventato quasi impossibile. Quindi l'abbandono della montagna porta ad avere dei boschi non curati, non regimentati, quindi quando ci sono gli interventi atmosferici degli ultimi giorni, poi vediamo intere foreste che si sradicano. Ma perché? Perché non c'è più nessuno che va a tagliare, non c'è più nessuno che va a potare, non c'è più nessuno che tiene pulito il sottobosco, e quindi per assurdo Brescia ha una situazione ancora più delicata della provincia di Milano. Poi il fatto che ci sia questo on-off sulla pioggia è molto difficile da gestire, perché noi abbiamo magari periodi di 6 mesi dove non scende una goccia, poi in 15 giorni si concentrano le precipitazioni di altri 6 mesi. Cosa accade? Che queste precipitazioni arrivano su un terreno molto secco, molto arso. Il terreno, quando è così secco, tende ad essere anche più friabile perché perde il suo impasto, che perde le sue capacità plastiche. Di conseguenza, quando arrivano queste bombe d'acqua, creano queste, diciamo, lamine di terra. Ecco. E questo, sommato appunto alla mancanza regimentazione del sottobosco, porta a far scivolare a valle in tempi velocissimi acqua, fango, rami, foglie, e inevitabilmente non è pensabile trovare una rete, diciamo così, di rogge e canali in grado di assorbire questi volumi.